sogni. Io non ne posso più. Camilla, si può sapere dove corri? Sì, stavo lavando per terra. Ma perché ha detto che non ne può più? Oh, non so se vi avevo già mostrato il mio piccolo albero di Natale. Beh, è questo qui. Con anche le palline di Tiger. Ma andiamo a vedere Camilla. Qui c'è Maki che dorme, quindi Camilla non è venuta qui. Ciao Maki, vuoi salutare? Papà, no? Maki non è decisamente attivo. Eccola dov'è, sta facendo la cacca. Ciao. Arrivatene, privacy. Ecco perché è corsa via, doveva andare al bagno. Ma se conosco bene Camilla, è sicuramente agitata anche per questo pacco che ora vi apro. Oh, guardate chi c'è lì. Ciao Minu, vuoi entrare? Vieni. Vieni su. Buongiorno. Ciao. E se ne va. Minu, perché non entri? Voglio che mi apri la porta della cucina. Quella lì, non questa. Ma che viziata. D'accordo. Andiamo ad aprire l'altra porta. Eccomi. Guardate, mi sta già aspettando. Ditemi se non è viziata. Non le andava bene quella porta. Tra l'altro, Minu, puoi entrare anche da sola, perché quella è la porta per lei. Ah, ciao Ali, fa un po' di freschetto fuori, eh? Era proprio ora di entrare, devo fare il mio riposino. Cosa? È entrata Minu? Non è che vuole prendermi la lolina? Ora vado a vedere. No, qui non c'è Minu. Dov'è finito il pacco? Ali, qui c'era il pacco. Perché non è più lì? L'ha preso Minu. Che cosa? C'è Minu, è rientrata. Minu? Dov'è Minu? Non c'è Minu. Vattene Camilla, devo vedere Minu. Oh, eccola lì. Che imbarazzo, sono appena sveglio. Non mi sono neanche lavato gli occhi. Minu sta mangiando. Io e Minu siamo così simili. Peccato che non si accorga di quanto staremo bene assieme. Camilla è gelosa, ma se ne farà una ragione, insomma. Penso proprio che andrò a mangiare il cibo di Minu per conquistarla. Vado lì e le mangio tutto dalle ciotole. Così lascerò il mio odore e anche un po' di bava. Non sono romantico. Lasciamo che i micetti facciano le loro cose, ma noi dobbiamo aprire questa nuova OMG arrivata nella collezione. E questo, sapete che cosa significa? Riordino la collezione. Come sempre, grazie Amazon per il cartone che riciclo per creare le casette. Ma ci siamo. Ecco qui. Allora, quale di queste tre avrò preso? Come mi diverto a fare spesso, avevo fatto un sondaggio. Questa è la nuova serie OMG World Travel. Della serie ci sono queste tre OMG. A me piacciono tutte, ma voi sapevate che la mia preferita era la numero 2, perché è la sorellona di Oops. E i vostri commenti sono stati questi, insomma. Mi fa molto ridere il commento di Barry Zendoll e colgo l'occasione per dirvi di andare a seguire il suo canale. Vi lascio il suo canale nell'info box, penso di non avere i commenti perché non li ho mai, quindi ve lo lascio lì nell'info box, comunque basta scrivere Barry Zendolls e vi esce il suo canale, è molto carino, fa cose simili al mio canale, quindi per questo ve lo consiglio. Dice: penso tu abbia scelto la numero 1, anche se io sbaglio sempre a questo gioco. In realtà questa volta non ha sbagliato, ha indovinato. Questi erano tutti gli altri vostri commenti, ma diciamo che vi ho tratto un po' in inganno. Ma non l'ho fatto apposta, questa volta non era fatto apposta. E Barry's ha indovinato, la numero 1, City Baby, mentre la mia preferita è Fly Girl. Anche Sunset mi piace tantissimo, eh. Ma direte, perché Ali hai fatto una cosa del genere? Sei impazzita? La tua preferita è un'altra? Perché hai preso lei? Semplicemente non è ancora disponibile su Amazon, insomma, non c'è stato modo di trovarla. Quindi ho dovuto scegliere tra queste due, tra City Baby e Sunset. La mia scelta è ricaduta su di lei, che comunque mi piace molto Amalia. Amalia, il mio personaggio, lol surprise delle storie con le lolline piccoline, per chi non lo sapesse. Non escludo ovviamente di prendere anche le altre, ma già ve lo dico, lei non appena sarà disponibile la prenderò sicuramente. Lei è un forse, vediamo. Direi di iniziare ad aprire la box. Allora, come si apre? C'è scritto open qui, non voglio rompere nulla. E vediamo se riusciamo a conservare anche la box per creare un playset. Ma penso proprio di sì. Pronti?
Ok, guardate il playset. Lo adoro, mi mancava proprio un'ambientazione in esterno. Penso di essere l'unica tanto emozionata nel vedere il packaging, insomma, il playset, la scatola. Guardate la scritta, Wish You Were Here. Qui c'è la bancarella degli hot dog, dei taxi, ovviamente targati LOL. Abbiamo boutique, penso anche dei cinema. Beh, è fantastico. Stesso playset riportato qui, con anche i grattacieli che fanno da contorno. Dovrei soffermarmi di più su lei. È lei la star ora. Ali, cosa stai facendo? Hai aperto la lollina senza di me? Sono un po' offesa. Come hai potuto? Allora sai cosa puoi fare per farti perdonare? Darmi la scatolina. Sì, 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 la scatolina sarà mia. Dove l'hai messa? È qui? Dove l'hai messa, Ali? Oh, lì sopra. Dammela subito. Non ci posso credere. Ali, mi nascondi sempre tutto. L'ho trovata. Ed ora è mia. Eccola. Sì, però questa carta mi infastidisce un pochino. Ma non importa, ora la schiaccio tutta e mi metto comoda. Tu continua pure, Ali, dai, vai, su. Apri la lollina, io ho già il mio regalino. Camilla, non la rovinare perché ho molte casette e ambientazioni da creare. Quindi gradirei che non mi rompessi il cartone. Guardate come ha ridotto il suo cartone. Adesso glielo faccio vedere i craftini. Ecco qui, il cartone di Camilla. Come l'ha ridotto, avete visto? A volte so essere una furia. Mi serve per sfogarmi quando il mio fratellino Maki mi fa arrabbiare. Allora mi faccio le unghie sul cartone. E guai a te, Ali, se me lo porti via. Ma Camilla, perché ti guardi in giro? Ho sentito Minu. Ma guarda com'è bella la lollina. Non mi ero accorta fosse così carina. Poi le darò una leccatina ai capelli. Ma ora devo trovare Minu. Minu, dove sei, Minu? No, Camilla, lascia stare Minu. Neanche la scatola l'ha tenuta ferma. Allora, io cerco di aprire tutto senza fare danni, perché non voglio rompere la confezione assolutamente. Sarà davvero un'impresa. Allora, già che ci sono, vi dico che quando preparerò le ambientazioni, ad esempio ora voglio creare un'ambientazione per l'esterno utilizzando queste parti, lo vedrete sul secondo canale. Sì, so che vi ho detto molte cose riguardo il secondo canale, ma ci sono stati un po' di problemini con YouTube, quindi cercate di capirmi e perdonarmi. Ma penso proprio che i tutorial delle ambientazioni saranno di là. E non saranno solo tutorial, vorrei fare anche delle piccole storielle, ma proprio brevi. Allora, qui abbiamo la travel checklist, giusto? Quindi la sua checklist di viaggio. Ah, ma questo è il suo passaporto! Adore, qui ci sono i biglietti. Sta andando nella Big City. Adoro Big City. C'è Camilla che sta giocando con le palline dell'albero. Rovinerà tutto. Ti ho vista, Camilla. Sono una furia. Una furia. Nessuno mi può fermare. Camilla, cosa stai combinando? Ho voglia di giocare. Maki non gioca perché dorme. Minu non se ne parla. E allora con chi gioco? Camilla è impazzita, lasciamola stare. Ma torniamo a noi. Ecco la mia nuova OMG della collezione LOL OMG Travel, la prima della serie che ho ordinato, anche se non è la mia preferita. Ma Eta, questa è Camilla che mi chiama. Camilla, sto facendo un video. Cosa c'è? Ali, giochi con me. Ali, vieni a giocare, dai. Andiamo a pettinare le lolline, su. Camilla, avete notato che quando corre ha la pancia che va a destra e a sinistra? Cami, vuole andare fuori, guardate. Questo praticamente è il terrazzo preferito di Camilla. Sapete perché? Perché le ho messo un piccolo giardinetto, insomma, dell'erbetta. Sta resistendo nonostante sia inverno e lei lo adora. Vediamo quanto durerà, perché comunque piove molto, fa freddo, ma finché dura lo lascio. E lei va a mangiare l'erbetta e ci si rotola anche sopra e fa anche i bisognini. Camilla, cosa fai? No, adoro il mio giardinetto, è tutto mio. Vabbè, io torno dentro, sai, ho freddo. Ti lascio qui. Sì, sì, vai, vai. Entrerà tutto il freddo, ma... Cioè, l'avete vista? Ma Camilla è impazzita! Uno, mi sta facendo raffreddare! Ali, chiudi subito quella porta! Sta entrando tutto il freddo, io ero al calduccio, sul letto! E basta badare, Camilla! Ok, chiudo, ma amicetti, mi state dando un po' troppi ordini! Ali, merito di stare al caldo, eh! Camilla deve aver fatto qualche guaio! Camilla, che guaio hai combinato? Sei corsa via come una furia! Niente!
Non ho fatto niente. Sì, certo. Sì, come no. Lo scoprirò più tardi che guai ho combinato Camilla. Perché ora c'è lei. È vestita in un modo molto particolare, insomma. Ha una minigonna in jeans fatta molto bene perché ha questa cerniera, ma è vera o finta? È vera. Ok, pazzesco. Qui ha il gancino. Ma non ci credo, è fatta benissimo. Ah, ok. E questo è un body. Quindi riagganciamo il tutto. Chiudiamo la zip. Questo è il suo smalto. Beh, delle OMG io adoro il dettaglio delle unghie lunghe. E la bocca è molto particolare perché sembra contornata da una matita di colore più scuro. Ma qui c'è anche la sua valigia. Spettacolare. Allora, vediamo un po'. Le ruote non funzionano realmente, ma è davvero bellissimo. Qui c'è il dettaglio del cuore spezzato. Sono davvero felice di avere un trolley. Si può aprire e contiene qualcosa. Oh, adoro! Di questo io ne ho un altro, ma non pelosetto. È bellissimo! Oh, adoro! Non avevo visto le orecchiette. Questo è un cuscino da viaggio. Qui abbiamo un sacco di accessori che ho paura di perdere. Allora, questi sono due orecchini, direi di metterglieli subito. Questa è una mollettina, proprio come quelle di Blair, beh, di un colore diverso. Ma questi che cosa sono? Sono forse braccialetti? Io glieli metterei subito. Devo staccarle la mano. Lo so, è un po' brutto da fare, però è l'unico modo per inserirli. No, vabbè, bellissimi. Orecchini. Uno e due. Non so se li ho messi storti, spero di no. È bellissima. Il colore dei suoi gioielli è fantastico, sembra proprio oro. Ok, io ho già sbagliato perché non sono bracciali, ma andrebbero sull'orecchino. Quindi per farlo un po' più lungo. Vi dirò la verità, io al momento li terrei come bracciali perché mi piacciono molto e mettendoli come orecchini ho paura di perderli, insomma maneggiandola molto per le storie ho paura che vadano persi, quindi direi che lì sono più al sicuro, ma sappiate che in originale sono pensati come orecchini. Le forcine sono queste, andrebbero messe in questo modo ai lati. Lei ha i capelli molto lisci di seta, morbidissimi, ho paura che si perdano. Sapete che io perdo tutto, quindi andrei a metterle poi nella postazione. Poi andiamo di là e vediamo. Questa carta la conserviamo, vedrete sul secondo canale se ci farò qualcosa. Abbiamo anche questi da aprire. Mi piace tantissimo la decorazione con i grattacieli, la città, io adoro. Ah, l'ho già rotta, fantastico, vabbè. OMG, questa è la sua giacca? È qualcosa di fantastico. La amo. È meravigliosa. Bellissima. Guardate che bella, che dettagli. Direi di mettergliela subito perché ora siamo in inverno e non è il caso di girare in maniche corte. Quindi vieni qui. Sarà il caso di vestirti pesante se non vuoi ammalarti. Sì, io tolgo sempre le mani. No, vabbè, è bellissima. E questo probabilmente si può legare volendo, o lo si lascia aperto, oppure facciamo un nodino senza stringere, perché se poi vogliamo slegarlo potrei fare così. Mi piace tantissimo. Altra cosa di questa LOL, c'è questo sacchettino. Sembra un contenitore da viaggio, infatti vedete che ci sono le boccette. Profumo, boccette da viaggio, quindi qui ci sono tutti i disegni rappresentanti appunto il viaggio. Boh, il cuore spezzato è sempre ricorrente come nelle mie storie del resto. Oh, wow, delle cuffie per ascoltare musica. In effetti in viaggio sono molto utili, c'è scritto BBPM. Quindi, tieni. No, è bellissima. Ora ho una domanda. Chi è lei nelle mie storie? Oh, ma dove sono i taxi? Oh. Ma che città è mai questa? Ma dove sono finita? Oh no! Ehi, tutto bene? Ti ho vista cadere, ti sei fatta male, vuoi che chiami un'ambulanza? Hai battuto la testa? Non ci credo, sono davvero caduta dal trolley? Ma non risponde, forse ha perso conoscenza, che cosa faccio? Ehi, riesci a sentirmi? Ehi, ehi, stai bene, dimmi qualcosa! Oh, ma non mi sente perché ha le cuffie! Ah, scusami, non ti ho sentito, ma tu hai visto tutto? Mi hai detto qualcosa? Sai, avevo la musica a tutto volume.
Ero solo preoccupato, ti ho vista cadere dal tuo trolley. Hai battuto la testa, sei sicura di stare bene? Sto bene, a parte la figuraccia e un po' di giramento di testa. Ah, ok, senti, qui vicino c'è un locale. Io e i miei amici di solito andiamo sempre lì, beh, tutti in questa città. A dir la verità non ci sono molti locali per giovani aperti di notte. Quindi lì c'è il dinner caffè, dai, vieni. Ok, grazie, ma non mi fermo molto. Ho molte cose da fare, oh, mi staranno anche aspettando. Ma da dove arrivi? Insomma, hai il trolley, non sei di qui e sei trasferita ora qui. Sei un ottimo osservatore, dai, andiamo, me la offri questa bibita o no? Il tuo trolley? Vuole che glielo porti io? Fantastico, spero solo non mi veda Blair. Ma che cosa ha messo qui dentro? Pesa un quintale! Oh! E quella con Brian chi è? Spero per lui che Blair lo sappia. O passerai guai. Ehi, ciao Brian! Oh, Creamy, ciao! Mi porti un Red Passion? Che cocktail buoni ci sono qui, non saprei. Allora, lasciati consigliare, ti piacciono i mirtilli? Sì. Allora, ho un cocktail a base di mirtilli con panna che farà il caso tuo, ti va? Andata! Ok, vi porto subito i cocktail. Lei è Creamy, ma senti, non mi hai detto il tuo nome, come ti chiami? Puoi chiamarmi Sky. Ok, Sky, che cosa ti porta in questa nostra città? Beh, la mia famiglia. Insomma, sono successe un po' di cose. Ho sempre pensato solo a me stessa, ora voglio cambiare. Mio fratello è molto più grande di me. Ha una famiglia numerosa, ma devo anche controllarlo, capire se ha messo la testa a posto. Non mi fido. E poi lui è l'unica famiglia che mi è rimasta. Ah, d'accordo, mi spiace, ma quanti anni hai? Brian. Blair? Blair, ti presento Sky. Molto piacere. E lei chi è? Non lo so, l'ho trovata per strada. Era caduta dal suo trolley. Brian, ti rendi conto che mi hai detto una cosa assurda? Mi stai tradendo? No, te lo giuro, è vero, ero preoccupato per lei, quindi le ho offerto qualcosa da bere. Oh, è la tua ragazza, che imbarazzo! Non so cosa dire. Senti, carissima ragazza fidanzata di Brian, non sono qui per creare problemi. Ho già i miei problemi della mia famiglia, quindi ti prego non darmene altri. D'accordo. Allora, non vi dispiace se mi siedo con voi? Eh? No, Blair! Allora, che cosa ti porta in questa nostra città? Siete piuttosto curiosi qui, comunque sono diventata zia per la seconda volta o la terza, sono un po' confusa. Ora devo riordinare lei nella mia collezione, ma qui non penso di fare modifiche, quindi spostiamoci nella mia stanza e penso proprio finirà qui sopra. Sì, qui ho messo anche questa piccola LOL, ma vedremo se rimarrà lì. Perché potrei proprio spostarla, non c'entra niente, quindi sì, la sposto subito. Ve lo dico già che vado a metterla qui. Al momento quindi qui sopra ci sono loro, qui c'è la collezione di Rainbow White, manca Sebastian che lo stavo usando per una storia, ma voglio mettere anche la sua confezione. Penso che andrò ad utilizzare questo per creare un playset. Quindi questo lo tengo da parte perché poi andrò a modificarlo. Mentre questo vado ad esporlo, poi potrei anche cambiare idea, però per il momento è così. E quindi metterei la scatola qui dietro. Rende anche il tutto più bello, più colorato. Oh, qui vedete questa scatola, sta prendendo forma, sì, è solo una bozza, della casa per le vacanze in montagna. Come vedete qui ho preparato le finestre, devo andare a mettere il paesaggio invernale, insomma ho tante cose da fare ancora su questa casetta, ma pian piano ce la sto facendo. Spostiamola perché ora riordino immediatamente. Non voglio rischiare di andare a perdere le mollettine che metto qui. Mentre tutte queste cose io le metterei nella mia scatola degli oggetti, non so se ci sta il trolley, probabilmente no, è gigantesco. Quindi lo metterei qui. Questa è la scatola con tutti gli oggetti OMG che colleziono. Ah, ecco, vedete? Ne avevo un altro simile di questo, trovato con una LOL di quelle piccoline. Comunque metto tutto qui.
Perché c'è questo? Questo non c'entra niente con le lolle. Ok, mettiamo le cuffie qui nel reparto musicale. Avevo anche queste, sono le cuffie di King B. E il suo passaporto, assieme agli altri libricini e adesivi. Avete capito chi è Sky? A me ricorda troppo Liam per i suoi capelli. Comunque vi mando un abbraccio immenso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!